Natal Dance. C'è un gruppo che fa Rino Gaetano. Cosmoradio Taurasi. Informazione, talk, sport, economia, sociale, territorio, costume e tanta musica. Cosmoradio Taurasi, la radio trasversale. Facci tutte e quattro. Ma buonasera amici, bentrovati su Cosmoradio Taurasi. Buonasera, buonasera. E buonasera. Vi ho preso un po' in bruschetta, così sì, dice. Sì, sì, imbruschettati. Io stavo letteralmente imbruschettando. Appunto, appunto. Ok, buonasera, dicevo, benvenuti su Cosmoradio Taurasi, festa dei 100.000 ascolti stasera, quindi grande festa questa grande sera. Grande festa, tanta musica, tanto buon vino, tanto buon cibo. Tanta gente che sta per arrivare. Tantissimi amici che sono già qui e che stanno per arrivare in onderanno il nostro studio per tutta la serata. Tutti gli speakers di Taurasi, ce ne sono già. Ci sono quasi proprio tutti. Ah, no? Diciamo cioè... pure che davanti a noi c'è solo il nostro Domenico Cappucci, nella sua splendida forma. Gli altri sono tutti quanti volgarmente stanno a mangiare. Da lontano vediamo il tuo collega qui. Stanno a mangiare. Guarda Arturo, guarda Arturo. Metal, parte del metal. Il mio metal collega. C'è il tavolo di Ariano Beach lì quasi, che salutiamo insieme a Maria. Maria, tu in mezzo arianese. Ehi, è ragazzi, vero che proprio vedo sono che venuto a disturbare. C'è il tavolo di Apice da quella parte là che salutiamo, la parte di Apice. E poi c'è la zona cucina. Ma siamo in diretta, ci ascoltano. Sì, aspetta che c'è il collega Arturo che è molesto, facciamolo parlare. Sto rientrando nella parte visto che è un mesetto. No, se ti fai più qua, guarda che c'è anche il quarto microfono che Marciano può comunque interagire. Marciano, questo qua è il numero 3. Abbastanza arrugginito. Mi sa che sta per partire una puntata di Metal Detector. C'ho una penna in macchina, la prendo. Allora, premessa, aspetta, non so, ma noi non siamo nemmeno presentati. Chi siamo? Allora, quattro voci all'angolo sinistro della console. All'angolo sinistro della console. Alla c'è console, Marciano Santo Suosso con il microfono in mano. Ecco. L'ha presa in mano, vabbè. Com'era quella cosa? Alla console, Mimmo Morelli, com'era quella cosa? Beh, sì, Mimmo ricordo, Morelli 30 era. Anni vabbè. Fa, 20 anni fa, quando è stato? Mimmo Morelli. Non me lo ricordo, Amorelli. No, non mi Amorelli, ricordo. Amorelli, vabbè, Amorelli, ok. Al microfono numero 2 c'è il mio metal collega. Non mi presento Capone. Neanche, non mi, pensaci tu, fai tutto tu, non ti preoccupare, stai sereno. E io c'ho il microfono numero 3, sono Luca Carosella. Reduce da un paio di mesi di assenza. Un paio di più, molti di più. Ho abbandonato il mio programma, ma il collega mi ha ben sostituito. La metal non era, non era la stessa. Non c'era più la strana coppia. Dobbiamo recuperare, quindi stasera cambio di programma, 4 ore di metal sparato. Special metal. Demoliamo lo studio. Infatti, io invece al microfono numero 4 sono Francesco Ricca. E quindi niente, partiamo un po' con un po' di musica e poi... non lo so. E poi improvvisiamo. Partiamo, poi improvvisiamo. Qua. Diciamo che stiamo aspettando i gruppi. Perché diciamo che stiamo saranno... aspettando la salsiccia. Vabbè. Vediamo di essere seri. Premesso che chi è in ascolto è ancora in tempo a venire. Vi aspettiamo. Quindi spegnete i PC e raggiungeteci qua dal vivo. Infatti. Siamo a Contrada Bosco San Marco a Taurasi, in provincia di Avellino. Difficile quindi... che lo trovate su Maps, sul navigatore. Quindi... Google vi schifa quando ci mettete... Lasciatevi guidare dal profumo di salsicce. Ci troverete. No, è vero, guarda, l'ho raccontato una volta con Davide, mettemmo su Google Maps una controllata a Bosco San Marco, e poi ci rispose male Google, nel senso dice, ma dove sta? In quale mondo? Adesso faremo mettere il puntino Cosmo Radio. Bravo, così bravo. Sarebbe una bella idea. Niente male, niente male. Ok, allora partiamo con la musica di, diciamo, di Domenico Cappuccio, perché questo è il suo stile, repertorio. Il suo stile, no? Salutiamo anche la nostra Fede. No!
va benissimo. Salutiamo la nostra Federica che dovrebbe venire o no? Viene, non si sa. Vabbè, se sorpresa, viene siamo sorpresa. Qua, dice Domenico. Guarda, Domenico, io e Arturo ti capiamo perché siamo abituati a essere ghettizzati per la nostra musica, quindi non ti preoccupare. Vabbè, poi perché la nostra musica farà a differenza nostra, quel milione di visualizzazioni su YouTube, la nostra farà un diciamo 100, che 200. La nostra, in meno. Diciamo che la un remix Spasito versione ma bello, sì, infatti, ho visto io per Schwitz mi sono tolto lo Schwitz andare a vedere visualizzazioni di Spasito su YouTube. Di una cavolata, quante ne sono? Di una cavolata, 8.000 miliardi. 2 miliardi. Non sto scherzando, andate su YouTube, 2 miliardi di visualizzazioni, le ha fatte di Spasito. Infatti, ok, allora andiamo un po' in musica e poi ancora in diretta per la festa dei 100.000 ascolti su Cosmo Radio Taurasi e tutti alle bruschette. ¿Qué voy a hacer? Me trae bajo su figura. Ese tránsito en cuanto le queda bien. Combinado con su leche y con los cafés. ¿Qué voy a hacer? Mi noticia es su cintura. Cuando balas a los dioses la quieren ver. Ya no perderé más tiempo, me acercaré. Yo solo la miré, me gustó, me pegué. Cosmo Radio Taurasi ed è subito musica. To the final show. I hope you're wearing your best clothes.
words. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from your bullet? The bullet.
Wow. Ben trovati amici su Cosmo Radio Taurasi alla festa dei 100.000 ascolti della radio web. Ho cambiato partners adesso, prima erano tutti maschi, adesso credo tutte... Credo tu ci abbia guadagnato alla fine. Assolutissimamente sì. Ok. Vedi tu. Se non accendi il microfono, Angelita, forse non ti senti. Ok. Cominciamo proprio bene. Okay. Ma non si sente comunque il mio, eh? Parla al mio. Non mi vuoi più. Lo condividi con me, dai. Vedi, la voce più vicino, devi urlare. Eccomi! Ah, ecco, vedi, si sente. Allora, abbiamo la parte sinistra, la nostra... Maria. Funziona, prova il microfono, ci siamo. Sì, la vostra cara Maria. Santosuosso. 1, 2, 3, prova. Sì. Poi ci sono i due arianesi, perché l'accento già si è sente. Vero! Con la E come? Siamo in parità. Chi lo sa? Allora, lei è Giusy Cardinale. Ciao. Che ha fatto quest'anno il programma. Dai, diritto raccontate consigli voi. Per l'uso. Okay. Ha dato bei consigli? Spero di sì. Ci saranno più. Invece la nostra Mary Santosuosso. Non mi ricordo quando. Non ti ricordi quando? Non ti ricordi quando? Te lo ricordo io, ascoltami. Ah, ok. È stato anche lei, ha ripercorso gli anni, soprattutto gli anni 90, no? Sì, quindi... ho scavato negli archivi musicali più remoti ormai. Una sera che ho buttato fuori il ballo del qua qua di Romina Power, quella è stata proprio la canzone dei soldi. Mitico. Invece Angelita Ciccone, che cosa ha fatto Angelita Ciccone quest'anno? Non ricordo cosa. Top Music Web con sì? Il top DJ Francesco Ricca. Stata grande annata anche quest'anno. Un onore sempre mio. Oh, buonasera. È arrivato il nostro Carmine Cogliano con consorte, eccetera. Ok, vogliamo però salutare un po' gli altri speaker che poi mano a mano verranno qui al microfono. Abbiamo detto già Domenico Cappuccio, che pensa solo a magnà. Il nostro Ezio, poi vogliamo Ezio Liccardi, che è tornato. Sì, infatti, nostro l'ho intravisto. Lo vedi impegnato. Ma però poi dobbiamo, deve venire anche il padrone di casa. Certo. Minimo. Ok, allora Maria, vogliamo dire un po' com'è andata questa stagione di Cosmo Radio Taurasi? È stata per una grande evoluzione, sia a livello musicale che di ascolti. Comunque, grazie a voi amici che ci state ascoltando anche in questo momento. Dobbiamo ringraziare in effetti soprattutto voi, perché comunque avete fatto crescere in particolar modo stesso voi dei radioascoltatori questa Cosmo Radio Taurasi. Quest'anno, per la prossima stagione, abbiamo già anticipato qualche novità o no? No, ancora no. Dei progetti che diciamo abbiamo pensato, però vediamo un po', qualcosa anche come corsi d'inglese abbiamo pensato, un po' particolare. Così visto potrai partecipare anche tu, Francesco, perché dato che il tuo desktop non si può sentire. Ci vedrei bene. Aspetta, una persona in caso. No, Jigglypuff, là, come si chiamava quello, Puff? Ah, Charlie Puff. Guardi, se facciamo per fare l'inglese, io sono la prima. Lo so che mi prendete in giro per il mio inglese, mi rifarò. Non tipo, io conosco l'inglese come Davide la musica, quindi identico e preciso. Ok, invece Giusy, la tua annata? È stata la prima annata, è andata bene, diciamo. Sono soddisfatta, sono stata seguita, diciamo, abbastanza dai radioascoltatori Cosmo Radio Taurasi. Ovviamente è una trasmissione un po' differente rispetto a quelle di musica, e quindi mi ritengo soddisfatta. Vedremo qualche miglioria per il prossimo anno, qualche novità. Ah, meno male, dai. Invece Angelita, tu? Eccomi, dai, parla bene. No, io devo ringraziare come sempre il mio compagno di radio, il mio collega Francesco Ricca. Sta crescendo il naso. No, non è vero, perché non è vero, perché no, è stata la mia seconda stagione qui a Cosmo Radio Taurasi, e come già l'altro anno ho detto, è stata veramente una bellissima esperienza. Spero di poter ritornare a settembre. Francesco fa con la testa di no, ma io ritornerò, come diceva una volta Massimo Ranieri. No, ma lo sai che fra un mesetto dovremo fare il concorso per la nuova compagna di Top Music. Ah, adesso si fa il concorso? Sì, ci concorso. Sarà il provino? Il provino, sì. Ah, ok. Quindi mi devo presentare. Sì, ti devi presentare, devi fare l'iscrizione. Se superi l'esame... Ah.
Allora, quali sono i requisiti? Ecco, io ho l'avvocato che mi difende, cioè, quindi prego, avvocato, parli lei. Ci abbiamo dei requisiti fisici, eccetera. Quindi... Ah, cosa prevedono questi? Vabbè, dopo ne ho... Il ponte, me. Il ponte. Un ponte, me, sì, vabbè, sicuramente. Balleremo sicuramente. Il ponte, me. Vuol dire che balleremo il ponte, me. Va bene. Ok, ricordiamo invece che siamo all'esterno della radio. Siamo in Contrada Bosco San Marco a Taurasi, in provincia di Avellino, perché stiamo festeggiando un grandissimo traguardo che sono i 100.000 ascolti raggiunti da Cosmo Radio Taurasi in, diciamo, in 2 anni più o meno. Salutiamo anche la nostra Veronica, il ritorno di Veronica. Ok, andiamo un attimo però in musica. Ciao. E poi ci ritroviamo ancora qui su Cosmo Radio Taurasi con tutti gli speaker, ok? A frappe! Ciao! Ciao. Ciao. Don't you shut your eyes and hide your heart behind the shadow. Cause you can count on me as long as I can breathe. You should know I'll carry you through the night, through the storm. Give you love, only love in return. I can jump over. Take one for you, be sure I will.
Forza Benevento, più di questo non posso dire. Io sono venuto a una festa, non a parlare. Buonasera a tutti. Chi cazzo è? Buonasera. Ecco, mi hanno preso per le orecchie e mi hanno portato qui a parlare. Ma che cosa devo dire se no, non ma buonasera. Forza Benevento? Vabbè, a parte Forza Benevento, però la voce che state ascoltando è del mitico Ezio Liccardi. Mia, bentornato Ezio. Mitico è come se avessi 70 anni. No, Ezio, bentornato, bentornato. Ma io vi ringrazio. Questo è l'applauso per te. Perché comunque... che bello, vorrei vederli in faccia questi che mi applaudono. Fa piacere, no, fa piacere assolutamente che sei ritornato. Hai avuto una disavventura, no? Quindi... Ma sì, dai, fa parte della vita, ci siamo un po' rotti le ossa. Però le stiamo rimettendo, guarda, c'è, vedo c'è Nicola che più di me può alzare le braccia, perché a me l'alettone di sinistra purtroppo non va. Vieni Nicola, vieni tra noi, vieni Nicola, a supportare. Ci stiamo Nicola abbracciando. Di Orio, bentornato. Abbraccio, bentornato. La ringrazio, come ringrazio bentornato. Tutti voi. Mettiti vicino al prego, microfono, Nico. Se no non Nico, vai vicino al microfono, no, quello là, vai, questo... Siamo tutti, tutto. Sì, funziona stranamente tutto. Funziona tutto. Stranamente funziona tutto. È perché siamo all'aria aperta, perciò. Grandezza. Sì, grande. Hai festeggiato, immagino, la promozione del Benevento. Assolutamente no. In quanto l'ho festeggiata, sì, ma da dentro la macchina mentre mi ritiravo a casa, perché solo per raggiungere casa ci ha messo un'ora e mezza. No, ma io sono interessato invece ad un tuo commento sul Cervinara. Mamma mia, il Cervinara, io ho visto la partita domenica, l'ho vista la partita del Cervinara e devo dire la verità, la squadra meritava qualcosina in più. Speriamo che non mi sentano quelli di Cervinara, però in questa sconfitta, anche se sul campo hanno vinto 2-1, c'è un erroretto del portiere, porca miseria, l'ultima partita se l'è proprio conservato quell'erroretto. Però vabbè, dai, ha parato tutta la stagione, ha parato bene. So che il Cervinara ha fatto domanda, anzi la richiesta per essere ammessi al campionato di Serie D, anche se hanno stilato una classifica proprio oggi e sembra che il Cervinara sia l'ultima in classifica come credenziale di quella classifica, sì. Quindi probabilmente non verrà accettata, tranne che non ci sarà una moria di società in Serie D che quindi faccia spazio ad altre 20 società, tra cui il Cervinara. Vabbè, vabbè, ci accontenteremo. Siamo arrivati in finale, voglio dire. Assolutamente, assolutamente è stato un pregio per la provincia di Avellino, ma anche per quella di Benevento. Ci manchi. Ma io ho fatto l'ultima puntata la settimana scorsa e devo dire la verità che è andata anche abbastanza bene. Ci riproponiamo per il prossimo anno, Davide, siamo pronti? Anche perché ho visto che in mia assenza è nata quest'altra trasmissione calcistica che parla delle squadre avellinesi ed è bello anche confrontarsi. Io ancora non conosco veramente l'ideatore di questa trasmissione. Chi la conduce? Chi è? Chi è che conduce? Davide! Davide, chi dov'è il conduttore della trasmissione che parla di calcio avellinese? Fammelo conoscere. Francesca Ofiero, dov'è Francesca Ofiero? Francesca Ofiero, dove sei? Ti stiamo chiamando. Francesco, batti un colpo se ci sei. Francesca Ofiero in console. Vabbè, lo conosceremo, ci sta raggiungendo. Ah, faremo un derby, dai, faremo un derby. Ci sta tutto, un amichevole precampionato. Sì, ok, Ezio, un giudizio sulla tua annata, a parte gli ultimi un paio di mesi, dai. Sì, quelli sono ingiudicabili, senza voto gli ultimi due mesi. No, con Cosmoradio ormai è tutta una questione di farfalle nello stomaco. Ogni volta che vengo nella nostra stanza dove nascono le trasmissioni per Cosmoradio c'è un amore che è successo? Davide, ti avvicini. Hai toccato stranamente il microfono. No, perché io stavo parlando di amore tra le parti. E vedo Davide e mi scocca la scintilla. Se non lo vedo, meglio così lo mando a fare in culo in diretta. E scusate per il vaffanculo che esce così. Vabbè, è spontaneo. Assolutamente. Ok, però... alla tua sinistra, Ezio, c'è Francesco Fiero. Eccolo! Stavamo parlando di calcio senza sapere che fossi tu conduttore del programma di cui non ricordo il nome. Il lupo nel pallone. Devo dire la verità, mentre venivamo qui a Taurasi con la mia famiglia per la strada vecchia, diciamo la scorciatoia, sembrava proprio che mancasse il lupo. Però più tardi lo troviamo. Ma avremo sempre due programmi distinti e separati comunque. Assolutamente. Però ci potremmo telefonare tra di noi per fare il punto della situazione. Sì, sicuramente.
se abbiamo bisogno di chiamare, soprattutto se il Benevento batterà la Juventus. E beh, questa la vedo dura, questa la vedo dura. Può capitare. Però ecco, Francesco, diciamo la verità, per voi avellinesi, com'è stato vedere trionfare un paese che poi sul campo è pur sempre un nemico? Moltissimi hanno visto molto male la vittoria del Benevento. Io personalmente, che sono uno sportivo, ne godo, perché il Benevento è a 20 minuti da Avellino, quindi possiamo venire a vedere tutte le squadre più forti. Possiamo anche durante gli allenamenti andare a vedere i calciatori che non avremmo mai potuto vedere. Sacrosanto. Cioè, altrimenti saremmo dovuti andare a Napoli. Quindi per me è una bella cosa. Moltissimi tifosi dell'Avellino la pensano diversamente. Io da sportivo... Allora, 20 anni fa ti posso dire che i beneventani venivano ad Avellino a vedere la Serie A, perché per loro era immaginabile. Il mondo cambia, e soprattutto noi dobbiamo vedere nel Benevento la capacità di organizzare la squadra, la società, con un presidente forte, un direttore sportivo forte, che ha scelto un grande allenatore che è stato supportato anche nei momenti difficili. Perché noi lo conosciamo bene Baroni, io lo ricordo benissimo, pure quando allenava il Pescara. A quei 2-3 mesi di forte discesa di prestazione della squadra, sì. Eppure loro lo hanno sorretto, e alla fine, grazie, secondo me, anche un pizzico di fortuna, perché Puskas ha fatto le veci di qualche altro attaccante che è venuto meno, eppure è andato meritatamente, perché ha giocato benissimo, cioè ha giocato è vero, ha espresso un bel calcio, aveva anche ottimi giocatori di fantasia, una squadra che poi di come somma, dati statistici di somma ha lavorato benissimo, perché è vero, sì, che ha speso, però ha speso bene, la squadra si è amalgamata, e adesso però bisogna vedere la squadra che riesce a costruire. La Serie A è ben diversa, adesso bisogna... magari riuscisse già a mantenere Camporese, che non è facile, è venuti. Buonasera Mario. Allora, Camporese anche Mario B. È di proprietà del Benevento, quindi quasi sicuramente rimarrà. Però ecco, c'è il nodo legato a diversi giocatori, tipo Venuti, tipo Puskas, tipo Cibsa, dove c'è il diritto di riscatto, perché la squadra è andata in Serie A. Non è poco, 800.000 euro, insomma, non è poco, anche se Cibsa assolutamente, anche perché veramente Cibsa ha sorretto il centrocampo del Benevento. La sua assenza a volte è stato lui tanto l'artefice pesato. al centrocampo sicuramente ha messo la quantità, e invece viola la qualità. Poi ecco, c'era Falco, che non è di nostra proprietà ma del Cesena, quindi andrà ridiscusso semmai il prestito. E poi c'è Ciciretti, perché alla fine diciamo lui è stato il faro di questo Benevento, anche se negli ultimi tempi poi non ha giocato. Diciamo la verità, ha retto il girone d'andata. Il girone di ritorno ha avuto una... Sì, il girone di ritorno secondo me si è montato un po' la testa. Ma no, anche perché diciamo, questi sono calciatori giovani che supportare tutti questi sforzi fisici non è facile. Sicuramente, hanno il campionato di Serie B, di capire... voi lo conoscete meglio di noi, perché l'avete fatto molto più del Benevento. Il campionato di Serie B è un campionato lunghissimo. Lo stesso Verde nell'Avellino ha avuto momenti altissimi, sì, e poi è calato, perché obiettivamente reggere tutte queste partite, più di 40 partite, anche molto impegnative. Ecco, Ardemagni per esempio ha avuto un inizio campionato molto difficile, anche se poi si è ripreso come struttura fisica, ecco, per entrare in forma ci vuole anche un bel po' di tempo, però dopo ha dato il suo peso specifico all'Avellino. Speriamo che l'Avellino riesca a fare una buona squadra, anche se i problemi di partenza sono soprattutto societari, perché bisogna vedere se Taccone resta da solo. Ecco, ma la tua idea su questo Taccone, che poi alla fine sembra avere sempre bisogno di collaborazione, ma tiene a distanza quelli che vorrebbero Taccone dargli una mano. Ha fatto una bellissima riflessione, scherzando, dice: quando io facevo l'imprenditore, Gubitosa andava ancora alla scuola elementare. Cioè, voglio dire, questo per far capire che lui l'imprenditore lo sa fare, lui sa gestire benissimo l'Avellino, ha avuto compagni di cordata che l'hanno sempre aiutato, anzi forse hanno dato di più di quanto non dovevano, nel senso che lui amministrava e gli altri portavano i soldini. Adesso bisognerà vedere, effettivamente da solo non credo che riesca a reggere il peso di un campionato così gravoso come quello di Serie B. La speranza è trovare un socio, oppure se giustamente un socio arriva e vuole rilevare tutta la società perché vuole gestire direttamente, bisogna cacciare i soldini, si farà da parte. Ma io ho questa impressione che Taccone non si vuol fare da parte.
Sì, bisognerà aspettare, anche perché purtroppo gli impegni economici sono gravosi e da solo non difficilmente riuscirebbe a sopportarlo. Insomma, speriamo che vada speriamo tutto bene, ma sicuramente bisogna essere della Salernitana così. Non ne parliamo proprio, non ci interessa la Salernitana, non ci interessa, troppo lontano, non conosciamo né dinamiche né niente. Insomma, ci aspettiamo una bella stagione con un occhio puntato specialmente su quella che sarà la stagione giallo-rossa. Adesso che cosa dobbiamo fare? Vogliamo mandare un po' di allora musica? In attesa di Domenico Tammaro, che sarà qui live su Cosmo Radio Taurasi, andiamo un po' in musica. Io volevo ricordare però, Ezio, che c'è un numero WhatsApp dove chiunque può scriverci, anzi no. Dovete, come dice la nostra dobbiamo amica Angelica, darlo. Devono scriverci 328 88 12 506, ok, quindi un bel messaggio WhatsApp, non me lo ripeto perché non me lo ricordo, però dai, 328 fateci sentire 88 12 506, quindi mandateci un bel messaggio WhatsApp, noi vi rispondiamo, se no ce lo mandano più, fateci gli auguri, dai, almeno per dire auguri. Sì, ma perché che cosa festeggiamo stasera? Ma non lo so, qualcosa, e ribadiamolo più volte, qualcosa dai, come 100.000 ascolti, dai, niente, chiederei un applauso, ma qua stanno con il bicchiere di vino, con la capra nel piatto, lo mettiamo, dai, un applauso, vedi, intanto è arrivato il nostro Big, vieni Big ti aspettiamo, prima che saluti a tutti vieni a salutare noi. Ok, noi andiamo un attimo però in musica e poi ritorniamo con gli altri speaker di Cosmo Radio Taurasi. A frappè. Ciao. State ascoltando Cosmo Radio Taurasi. I'm talking to you. See you standing over there with your body. Feeling like I wanna rock with your body. And we don't gotta think about nothing. I'm coming at you. Cause I know you got a bad reputation. Doesn't matter cause you give me temptation. And we don't gotta think about nothing. These friends keep talking way too much. Say I should give you up. Can't hear them, no, cause I've been there all night. I've been there all day. And boy, you got me walking side to side. I've been there all night. Try suck out. All these bitches close is my mini me. Maddy smoking, so they call me Young Nicki Chimney. Rappers and they feelings, cause they feeling me. I give zero fucks and I got zero chilling me. Kissing me, cop the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Gun pop, then I make my gun pop. I'm the queen of rap, young Ariana Run Pop. These friends keep talking way too much. Say I should give them up. Can't hear them, no, cause I've been there all day.
faccia e staccao. Yeah, 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 yeah. All right, allora buonasera a tutti voi, ma che bello, what a nice time. È qui, è qui accanto a te. Quanti amici, buonasera signori, buonasera ragazzi, come va? Tutto bene? Vi saluto il leggendario Nico. Allora stasera ci siamo proprio tutti, è fantastico, è ammirevole, ma che meraviglia. Allora, voi non potete capirlo perché non siete qui a Taurasi, però questa sera è uno spettacolo mirabolante. Caro Frank Ricca, dimmi qualcosa, palesati, dai. Sì, è meraviglioso, siamo in una piazzetta, vogliamo un attimo spiegarlo per chi ci segue sul web. Siamo in una bella piazzetta a lato della radio. Ma che bello, ha un nome questa piazza. Vogliamo, Un po' caldino... Diciamo, giusto? Fa caldo, si sta bene, no? Si sta bene, dai. E quindi stiamo aspettando un po' che iniziamo con i gruppi questa sera. Sì, perché spieghiamo la grande linea cosa accade stasera. Sì, allora, il motivo perché siamo qua. Intanto arrivano i grandi amici, leggendari personaggi che hanno fatto di questa radio una sorta di cattedrale. Ho detto una cavolata. Una sorta di cosa bella, dai, diciamolo così. Allora, diciamo perché siamo qui. Siamo qui perché... Non avevamo un tubo da fare, no, non perché è vero. Davide ci regalerà... 50.000 euro a testa. Esatto. No. Cosa farà Davide? Cosa ha fatto Davide? Canterà. No! Sì. E allora fra quanto tempo? Esclusiva dei Cosmo Radio Taurasi. Fra quanto tempo accade sta cosa? Quando ce ne andiamo tutti. Bene, allora siamo belli tranquilli. Allora diciamo che siamo in diretta radio, Cosmo Radio si fregia di essere arrivata dove? Diciamolo dopo, quanti miliardi di ascoltatori, quanti milioni, bilioni di ascoltatori abbiamo? Possiamo dare... Intanto buonasera. Siamo attivi? I leggendari due, attenti a sti due. Possiamo dare un po' di fastidio? Sì, dai, Arturo. L'avete dato per un anno. Allora, questa è cattiva. Presentatevi e poi continuiamo a parlare della radio. Presentatevi. No, ci siamo già presentati. Ripresentatevi. Ci ripresentiamo. E che come vedono, una coppia di metal detector ai microfoni. Come sentono? Ci guardano storti, chissà perché. Per quale motivo? Io amo il metal, ragazzi. E noi siamo pacifici, paciocconi. Però non ci hanno fatto portare musica stasera. Cioè, no, almeno l'ho portata, ma non me la fanno mettere. L'hai portata? Allora, più tardi ci metallizziamo un po'. Sempre quando canta magari Davide. Quando siamo rimasti io, tu e Luca. Non c'è la base metal e la voce di Davide Iannuzzo. E quindi peggio non c'è mai fine. Manda la sigla. Ma no, ci sarà, oltre Davide Iannuzzo che canta, anche con la parrucca. Cosa esclusiva per Davide. Un ognoccone esagerato. Dovremmo arrivare a 100.000 like per fare questa... Poi li perderemo in più. Andiamo a meno 100.000. Meno 100. Allora, intanto welcome to all of you, come dicono a calore di Mirabella. Benvenuti a tutti voi. Allora, stasera cosa accade qui? Poi diciamo la motivazione. La motivazione, perché siamo... Accade che... una compagnia di un gruppo di ragazzi animati da tanta voglia di fare, capitanati da Capitan Iannuzzo, si sono inventati la radio come era negli anni 70. Qualcuno degli anni 70 c'è? Qualcuno c'è? Qualcuno c'è degli anni 70? Non sono... Fai prima se c'è qualcuno dei 2000. Allora, addirittura. Allora, negli anni 70. Ci sa qualcuno dei che ne sanno i 2000? Che ne sanno i 2000? Poi salutiamo. Travista, però... Neanche è venuto a salutare. C'è qualcuno, ma è un po' in... Apri e chiuda parentesi. Stiamo parlando di te. Apro e chiuda parentesi. Chiudiamo parentesi, disse quell'amico mio. Allora, la radio negli anni 70 è stata una delle cose più belle che questa buona e bella Italia poteva fare. Ha dato modo alle persone di lanciare i propri messaggi con un po' di intelligenza a volte, molto meno altre volte, però insomma, e ha fatto sì che venisse fuori la musica, ragazzi, la musica da tutto il mondo. Quindi gli anni 70 sono stati gli anni che hanno dato i natali a noi. Noi siamo un po' del... Che colpa di Luca. Pardon. Luca, noi siamo un po' quelli, le reminiscenze di quella radio, però abbiamo voluto prendere la radio come era una volta. E ragazzi, devo dire la verità, qua ci vorrebbe un applauso quasi spontaneo. Ci siamo riusciti! Facciamocelo! Meritato, meritatissimo.
Cioè, pensate, c'era Radio Lussemburgo, una radio famosissima, c'era un'altra radio piccola e privata dove si andava la mattina alle 6 a scaldare le famose valvole e si cominciava a mettere in moto gli LP, long play, i famosi vinile, le cassette e quant'altro, e c'era un povero speaker che parlava. E da lì è cominciato tutto. Beh, abbiamo rifatto la radio in quel modo, poi correggetemi se sbaglio. Da lì non ci siamo fermati più. Pensavamo fosse Amore, invece era un calesso, no, era un film. Pensavamo fosse una cosa così, magari che poteva, ma so io, poteva durare qualche attimo. A questo punto mi sa di sì, perché noi siamo lontani dal tavolo. Poteva durare qualche attimo, qualche mese, invece poi a distanza di 2 anni, vero? Davide, 2 anni? Viene il boss a risolvere il problema. A distanza di 2 anni siamo riusciti ad arrivare, bene sì, lo diciamo, al mio 3, la notte dei 100.000! E vai con l'altro applauso. Scusate se è poco. Grande Mario, c'è l'amico Mario, che bello. La notte dei 100.000, cosa ha fatto? Non ha fatto altro che darci ancora più carica. Quindi stasera noi vogliamo festeggiare simbolicamente con i 100.000 nostri radio listener. Si dice così? Sì, radioascoltatori. Diciamo con i nostri radioascoltatori che ci hanno dato fiducia e continuano nonostante... Davide la nostra nonostante Metal Detector continua. Nonostante Davide Iannuzzo continuano a volerci bene, no? La verità è che ognuno di noi a suo modo, a suo dire, a suo fare ha fatto tutto per rovinare questa re. Ha fatto in modo, nonostante tutto. No, diciamo, andiamo, ragazzi, no, scherzo, siamo tutti dei geni proprio delle cose. Sì, Dio ce ne scappi, Dio ce ne guardi. Ovviamente. Vabbè, allora la serata è questa, la serata non è per noi che siamo qui, che adesso fra un attimino mangiamo. Tra l'altro c'era un messaggio di servizio che dovevamo lanciare. Sì. Siccome là la parte storica di questa piazza che poi chiameremo Piazza Radio Taurasi, non so come lo volete chiamare, c'è un buffet. Allora, cosa bisogna fare? Come si faceva una volta le famose feste che ci piacevano tanto, si va a prendere il piattino con quello che si vuole, c'è tantissima roba, e venite a sedervi, così diamo modo alla gente di defluire. Allora, va bene, è il momento di cominciare, ragazzi. Con cosa vogliamo cominciare? Sì, vabbè, ricordiamo che fra circa 10 minuti, no, ci sarà il nostro Domenico Tammaro live. Yeah, con la sua musica jazz. Right here, right now. Yeah. Tra l'altro Domenico lo voglio vedere perché non lo vedo, ancora non l'ho incontrato. Sta facendo le prove dietro le quinte. Quindi cosa succederà? Che nell'arco della serata noi metteremo musica. Verrà accompagnato anche dai Red, giusto Davide? Verrà accompagnato, sì, dai, ci saranno dei gruppi musicali e sì, degli amici che si alterneranno in radio e vi faremo sentire un po' la musica che piace a noi. Sarà un esperimento fantastico perché il tutto lo stanno provando adesso. Che meraviglia, che meraviglia. È proprio anni 70. È proprio anni 70. Va bene, arrivati a questo punto, io dico buonasera a tutti voi. Come si diceva ai matrimoni una volta, si possono pure aprire le danze. Facciamo un applauso planetario, chissà ci sentono. Cosmo Radio Taurasi è con voi stasera, la notte dei 100.000, noi la passiamo così. Musica! We'll be right back.
Cosmo Radio Taurasi, la tua radio. Sì. Allora, un sogno, un'ambizione. Non è semplice coniugare il sogno e l'ambizione con i nostri comuni, con i nostri paesi, con la nostra realtà, una realtà complicata, difficile, dove non sempre i sogni dei giovani, i sogni dei ragazzi riescono a trovare un loro sbocco naturale. Per la verità, un po' come in quella canzone di Gino Paoli, qualche anno fa, quattro amici al bar, accompagnati da qualche anzianotto del tempo, immaginarono di poter trascorrere qualche ora della loro vita a mettere dischi. Era questo probabilmente il sogno iniziale. E bisogna riconoscere che da allora molti passi sono stati fatti. Si coniugava l'ambizione di poter farsi sentire oltre il vicolo con il luogo in cui si stava, e già questo era un'ambizione da vincere o da conseguire. Bene, i ragazzi li conoscete tutti, alcuni sono ancora veramente ragazzi, alcuni hanno, come dire, accompagnato la crescita della radio nella fase iniziale, per poi, come dire, accompagnarla anche con il loro affetto durante i 2 anni e mezzo in cui la radio ha cominciato a decollare. Ce ne sono tanti che meriterebbero di essere qui ricordati, tanti che hanno vissuto quella fase iniziale e che hanno vissuto la fase eroica di quel momento, una fase difficile dove tutto si reggeva sull'entusiasmo. L'entusiasmo in fondo di ragazzi, di adolescenti che non volevano dimenticare di essere stati adolescenti, e alcuni di loro hanno continuato, hanno mantenuto fermo questa ambizione. Altri si sono aggiunti durante il percorso. Abbiamo arricchito questa novità soltanto in Taurasi, insomma, diciamo la verità, nella fase iniziale era cominciata come una radio di paese, come una radio che doveva servire a mettere in risalto le bellezze di un paese, di una zona. Poi i confini non ci sono stati più, i perimetri sono saltati, le barriere ideologiche, culturali, sono barriere che qui non hanno trovato diritto di cittadinanza. E una delle cose più belle da ricordare e da mettere in evidenza è l'assoluta eterogeneità di tutti coloro che sono transitati, passati alle spalle di quei microfoni. Tutte le espressioni ideologiche, culturali, politiche sono state accolte in maniera libera, in maniera tranquilla, direi, senza possibilità che qualcuno potesse prevaricare l'altro, anzi con il piacere di esaltare le diversità, perché per noi le diversità sono ricchezze e non sono limiti. Davide è stato collante, ma è anche stato motore propulsore di questa iniziativa. Insieme a Davide io non posso non ricordare, proprio nella fase iniziale, Steven. Oppure, un po' più tardi probabilmente, Remo. Poi ci siamo aggiunti un po' tutti noi, ma gli amici al bar erano loro, quelli che avevano immaginato di costruire questa iniziativa bellissima, che ha messo insieme tante esperienze. Dopodiché questa radio ha tentato, più che questa radio, questo luogo ha tentato di crescere, di farsi ascoltare anche in termini di qualità. Le trasmissioni sono migliorate,
i palinsesti, seppur litigando tra di noi un milione di volte, si sono decisamente elevati in termini di qualità. Abbiamo accolto la parte, come dire, giornalistica, i telegiornali, i radiogiornali per meglio dire, ma quello che ci meravigliava sempre, ci guardavamo come se avessimo scoperto l'acqua calda, ma come fanno ad ascoltarci in Australia? Come fanno ad ascoltarci negli Stati Uniti? Ci siamo accorti che avevamo ascoltatori anche oltreoceano, e questa è stata una delle molle che ancora di più ha vivificato il nostro entusiasmo. Siamo arrivati in tanti a sostenere un sogno e un'ambizione di questi ragazzi. Oggi Davide rappresenta, come dire, questa esperienza, questa ambizione, questa voglia di non rassegnarsi all'esistente, ma di aprirsi ad una speranza. E questa è stata la nostra esperienza, è questo che vorremmo continuare ad essere, ma questa è una radio che non è solo dell'associazione. Davide, sempre su impulso di Davide, abbiamo costituito un'associazione che debba servire ed essere uno strumento, un veicolo di libertà, non un veicolo di repressione, ma di libertà dei nostri pensieri. E lo faremo ancora nel futuro, tenteremo di farlo. Avremo bisogno naturalmente del sostegno di tutti, avremo bisogno delle esperienze di ognuno di noi, avremo bisogno delle esperienze di coloro che fanno, che contribuiscono ad arricchire il palinsesto, ma anche dell'entusiasmo di chi ci ascolta. È questo che vorremmo. Questo risultato di questi giorni è soltanto un simbolo, è una metafora della nostra vita. 100.000 sono una tappa, però certo, quando noi abbiamo iniziato non immaginavamo affatto di arrivare a questo risultato. Lo abbiamo fatto in maniera un po' naif, probabilmente, in maniera ingenua, al di fuori dei canoni. Io ho sempre detto che in fondo la nostra vera colonna, quello che esercita un'attività professionale da questo punto di vista e che ci ha insegnato molto, è il nostro Antonio, Big Wave, la grande onda, che praticamente ha insegnato a ognuno di noi a stare dietro al microfono, ma anche ci ha dato l'impulso, l'entusiasmo, anche quando sbagliavamo, e ne abbiamo fatti di errori, ci ha sempre supportato e stimolato. Io voglio questa sera che questa festa sia la festa di tutti, ma sia la festa del grande, grandissimo personaggio che noi abbiamo qua. E il vero grande personaggio, Antonio, me lo devi consentire, è Davide Iannuzzo. Senza il suo entusiasmo, senza la sua carica, senza la sua voglia, senza le sue rotture proprio di scatole, che insomma questa radio non sarebbe andata avanti, non avrebbe raggiunto questi risultati. Io lo ricorderò sempre perché, ed è un aneddoto che porto qui, cominciamo le trasmissioni facendo le interviste ai candidati delle regionali di un paio d'anni fa. E Davide, giustamente, dice, intervistiamo i candidati, li intervistammo tutti, passarono tutti, solo che Davide, giustamente, era anche un tifoso, un partigiano, lo è ancora oggi, voglio dire, e mi costringeva a rifare il giro dei candidati, sempre partendo dallo stesso, che era quello della sua espressione politica. E allora io mi divertivo in questa cosa, perché era genuino, era divertente tutto ciò. E allora io non voglio tediarvi, voglio lasciarvi dicendo ancora una volta che noi abbiamo una massima da seguire e la seguiremo tutti insieme, rompendoci le scatole, facendo a volte anche a cazzotti in maniera metaforica, ma pigliandoci di petto,
perché le nostre idee a volte stridono l'uno con l'altro, a volte i nostri modi di vedere effettivamente sono lontani, ma c'è la voglia di stare insieme. E allora noi dobbiamo però avere di fronte a noi, come dire, quella massima che ci viene dal mondo classico di Seneca, e cioè che non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. E allora noi dobbiamo issare le nostre vele nella direzione giusta, e riusciremo a trovare questa direzione solo se prima o poi sapremo tutti quanti insieme soffiare tutti nella vela nella giusta direzione. Cosmoradio Taurasi, libera, critica, indipendente e senza censura, la tua voce fuori dal coro.
Ok, ben trovati su Cosmo Radio Taurasi, in diretta dalla piazzetta di Cosmo Radio Taurasi. Stiamo festeggiando i 100.000 ascolti di questa radio web. Allora, io vi volevo ricordare il numero WhatsApp, se ci volete mandare qualche messaggio: 328-88-12-506. Se ci volete appunto mandare un bel messaggio WhatsApp, un attimo solo. Ok, penso che così si sente meglio. Allora, adesso diamo la voce al nostro amico Domenico Tammaro. Domenico Tammaro, per chi non ascolta bene, che non si è pulito le orecchie stamattina, che ci delizierà della sua musica dal vivo, esclusivamente dal vivo. Ok, poi ci saranno altri gruppi come i Red, chi sa più, Mario B. e altri ancora. Ok, adesso io passo la parola al nostro Domenico Tammaro. Buona musica. Devi alzare un po'. Sa. Forse fischia. Mi dai l'accordo? When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no one won't be afraid. Yeah, I know be afraid just alone. If you stand by me, so darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. If the sky will come on, is a combo and fun. She'll combo till the tumble you'll see. I won't cry, I won't cry. I know she'd tear just alone. If you stand by me, so darling, darling, stay by me, oh, stay by me, oh, stay, stand by me, stand by me, stand by me. C'era anche la versione, pregherò per te, che hai la gloria nel cuore, e se tu lo vorrai, crederai. E io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vedrai, crederai. Andale, andale, stay by me, oh, stay by me, oh, stay, stand by me, stand by me, stand by me. Grazie. Abbiamo fatto la proietta un minuto. Vai. Adesso invece facciamo un altro pezzo, tanto per far capire un po' le dinamiche armoniche dei pezzi, e anche per valutare degli artisti anche italiani che vengono un po' scontati e ci crediamo che non sono forti a suonare, invece sono fortissimi, perché questo qua sulla base di Hydrojack, che è di Ray Charles, un grande artista napoletano, ha fatto altro. È una cosina che abbiamo preparato. Noi iniziamo, prego. Hydrojack, 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 Hydrojack.
Mi piacciono i panini, maionese e ketchup, e poi per digerire un bicchierino di rap indosso magliette e robe di rap, e sotto i pantaloni mette solo il make up. Mi piacciono i panini specialmente con la trippe, faccio vinto tutto con la 7-Up, e sotto pantaloni tengo sparatrappa, perché mi giuro sempre per le rintanze e per Jack. Don't come back no more, no more, no more, no more. In the road, Jack. Don't come back no more. E a casa in famiglia noi siamo un'equipe solo frequentata da persone VIP. Si gioca a bridge, a poche strip, e poi si lascia andare con la musica pop. Invece a casa mia noi parimmo una truppa, sera ci facimmo con la famiglia d'un bep. Nu poche scoop, nu poche stop, e poi c'è consulamba che fa sulla zuppa. In the road, Jack. Don't come back no more, no more, no more, no more. In the road, Jack. Don't come back no more. What you say? In the road, Jack. Don't come back no more, no more, no more, no more. In the road, Jack. Don't come back no more. E mio genero invece fa parte di un gruppo che fa da rock al jazz bebop, con basso elettrico di fallo slap, e suona chitarra come Frank Zappa. Ho fidanzato e figlio mi si chiama Filippo, se ho guarda in mezza mano te ne calla la zappa, però te ne una vespa che nessuno ciappa, perché passa con russo e non si ferma il sopra. E i Drojack, e don't come back no more, no more, no more, no more. I Drojack, e don't come back no more. I Drojack, don't come back no more, no more, no more, no more. Hydrojack, don't come back no more. Hydrojack, don't come back no more, no more, no more, no more. Hydrojack, don't come back no more, no more, no more, no more, no more. Azzo. Ok, allora vogliamo fare ancora un applauso al nostro Domenico Tammaro, bravissimo. Vai Big. Ci sei? Ci sei? Non va? Avvergogna il microfono. No, non va? Strano. Ah no, ok, aspetta, Big, hai ragione. Scusami un attimo. No, vabbè, allora, io volevo fare un saluto alla nostra amica Nora, che praticamente ci manda un messaggio su WhatsApp, ci saluta, ok? Quindi facciamo un saluto alla nostra Nora. Intanto io mi sto ingarbugliando nei fili perché dobbiamo fare un movimento, caro Big. Sì, sì, dai, continua, noi la voce fuori campo. Sì, sì, esatto, ok. Dai, proviamo adesso. Oh yeah. Ok. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Bene, no, Nora ci ha mandato un messaggio. Intanto, Domenico e il trio, qualità da vendere, ragazzi. Io proporrei ancora un applauso a sti ragazzi. Forza! Quelli della radio, forza! Come va, ragazzi, da queste parti? Tutto bene? Angelita, stai bene? Domenico, vi vedo belli tranquilli, anche i bimbi. Ciao ragazzi, come va? Sì, bambini, tutto a posto? Ciao, tutto bene, come ti chiami? Paolo. Paolo, quanti anni hai? 4. Sei sposato? No. Non è sposato Paolo, abbiamo capito che non è sposato. Va bene, torniamo, back in business. Allora, dicevamo, la notte dei 100.000, io devo anche dire un bravo alla francese, al mio amico Nicola. Dov'è Nico? Davide, non parlare. Davide ha messo le mani non sulla... Non sa infilare la chiavetta nel computer. L'amico di Orio che ha fatto una cosa, mi ha fatto emozionare. Fare emozionare Big Wave è difficile. Io ho la faccia come le mie terga, Nico. Ovunque tu sia, complimenti. Va bene, intanto salutiamo anche gli avventori che sono venuti. Ne vedo tanti stasera. Gente che non è direttamente coinvolta in questo progetto radiofonico, ma è come se lo fosse. Da stasera... Ognuno di voi viene a farsi il programma in radio, va bene?
pure le signore, le in blu, Cia, Angelo, a fare il programma. Tanto c'è l'amico Winnie qui, abbiamo dei bellissimi ospiti questa sera, delle bellissime ragazze pure, ma lo dico perché è la verità. C'è Antonella, sapete chi è Antonella? Ma lo diciamo chi è Antonella? Quella che rompe le scatole a Big Wave Noise Music, musica senza te e senza tempo, la bionda, dicono così, ma la bionda non c'è stasera. Cioè, sono passato in secondo piano io con la musica da quanto c'è lei, e non va bene, non va bene. Vabbè, vorrà dire che lei è più bella di me, cioè, ci sarà un motivo, caro Luca, evidentemente, vabbè. Io volevo andare a Miss Mondo 2017, c'è poco da fare. Senti, ma... allora, possiamo narrare un po' come un bel arazzo, ho detto arazzo, ragazzi, che fa rima con nient'altro, un bel arazzo di questa serata. Si vede questa sorta di vicolo qui accanto alla radio, bellissimo, illuminato, ci sono un po' di panche e poi lassù c'è la parte della cucina, è molto bella, sembra una di quelle, lo posso dire, a Davide farà piacere, ma non solo a Davide, forse anche a me, una di quelle feste dell'unità di una volta, ve le ricordate? Francesco, te le ricordi? Angelo, te la ricordi la festa dell'unità? Francesco, non mi rispondi più, sei distratto. Sì. Non ti distrarre. No, mi hai chiamato Angelo veramente. Ti ho chiamato Angelo? Sì, no, ho detto Angelo, se lo ricorda che è il mio amico. Eccolo qua, Nico, okay, intanto. Scusami. Nico, non ti permetto più di farmi emozionare. Va bene, questa è l'ultima volta. Grande Nico, complimenti. Cos'altro dire? Chi dobbiamo salutare? Dobbiamo salutare un po' tantissime persone, però non lo so, dimmi tu. Ma piano piano lo faremo durante la serata. Ricordiamo che fra poco ci sarà Mario B. Ah, l'amico Mario che ho intravisto poc'anzi, l'amico Mario che quindi ci delizierà con la sua musica. Davide, ci sarà Mario B? Ok, ecco. Chiedo sempre conferma. Ok, noi andiamo un attimo... No. Aspetta, diciamo questa cosa, perché sì, noi, fra le tante cose da vecchi bucanieri che facciamo qui in radio, facciamo anche delle cose edificanti. Voi non potete vederlo, ma qui con me ho la bambola dell'UNICEF. La bigotta? Pensavo che fosse una parolaccia, invece la bigotta. E devo, e vorrei qui accanto a me la signora Amalia, giusto? Ma non c'è. L'ho intravista poc'anzi, la signora Amalia. Signora, venga qui. Lei si merita un applauso a prescindere. Senta l'applauso delle persone, senta. Venga qui, venga qui. Intanto benvenuta qui tra noi. Diciamo che lei e l'UNICEF è una cosa sola, una cosa importante che va avanti da quanto tempo? Va avanti, per quello che mi riguarda, da circa 10 anni. E io vorrei dire una cosa, quell'applauso che avete detto che è dedicato a me, in realtà io lo giro a voi, amici di Cosmoradio, perché siete stati grandissimi e ci avete dato un aiuto immenso. E poi questo applauso secondo me dovrebbe andare a tutti quanti si dedicano al volontariato in prima persona, donando il loro tempo, donando il loro sorriso, donando il loro amore. È un messaggio importante quello che avete voi l'opportunità di lanciare attraverso questa radio. E io che ho avuto la grande gioia e il grande onore di esservi vicini in determinati momenti, continuo a dirvi sempre grazie. E questa sera l'abbiamo fatto con una cosa speciale, la Cosmo Pigotta che abbiamo realizzato proprio per voi, che è il simbolo dell'UNICEF e ha le sembianze dell'ascoltatore tipo di Cosmoradio. Noi la ringraziamo per le sue parole che ci scaldano il cuore, non lo diciamo perché dobbiamo dire in questo momento, ma quello che fa lei è che riesce a far fare agli altri, pensate anche a Davide Annuzzo, è che è una cosa incredibile, non c'è riuscito nessuno, una sorta di anticristo, e siamo riusciti a riportarlo sulla retta via, quindi grazie ad Amalia, grazie chiaramente a questo simbolo importante, a questa voce importante che è l'UNICEF. Assolutamente. Vi fate partire un applauso spontaneo adesso. Bene, Francesco, ti ho rubato un po' di tempo, ma tu sai che Big no, fa così. Adesso è il momento, no, prima di ascoltare il nostro altro ospite, giusto? Sì, sì. Mario, dobbiamo B. passare un po' di... Mettete Barry White, non me lo mettete Barry White. No, Barry White no. Io volevo Barry... fare una dedica, il prossimo pezzo, anche se è conosciutissimo in questo momento, è il pezzone per antonomasia. Ah, quelli... Sì, quelli che di... sai ballare tu, che abbiamo il video. Noi, ricordati sempre che abbiamo il video Bellissima. Della festa della donna. Abbiamo le riprove col Paolino che ho visto tra l'altro. Dov'è Paolino? Lo chiamano Dov'è Paolino? Mister Rimorchione, l'ho dov'è visto, Paolo? Dov'è, no?
Paolo Barrasso, altro speaker di Cosmo Radio Taurasi. L'uomo del rimorchio. Te lo ricordi, il Paolino? Rivolgiti a Paolo Barrasso. Paolino. Te lo ricordi, Paolino? Allora, l'hanno denudato, l'ho salvato io dalle grinfie di 150 donne quella sera. A me mi ha detto una ragazzina, ha detto, oh sì, fatti chiù là. E là ho capito che non c'è più trippo per gatti per quanto riguarda Big. Questo, dicevo, volevo dedicare al piccolo Marco che c'è questa sera, di 2 anni, penso. Piccolo Marco. Piccolissimo. Lui ha fatto esplicitamente lui la richiesta di questo brano. Chi ben comincia? Allora, per Marco... Radio Taurasi ed è subito musica. Smetterò di domandarmelo. Suppongo perderti fu facile, fu veloce, ha reso al terrore che dopo poche ore mi chiamavi amore. L'estate è tornata e chiede di te, ritorna senza avvisare, non dirmelo. Imparo lento, sbaglio veloce, quindi devo ripeterlo. Pensare a niente, a te ci penso io.
sono io. Perdermi è facile, davvero veloce, per chiunque mi stia accanto. Apprezzo il tentativo e mentre parli sto già andando. Stare insieme assurdo è lento, è un dazio che l'amore concede al terrore di restare soli. Cancellare ogni viaggio pur di non vederti andare via per sempre. È cosa facile, è cosa velocissima, è cosa stupidissima. Lento reprimere un progetto in prospettiva dell'aspettativa di parlare solamente al plurale. Inutile, e non lo vorrò mai. L'estate è tornata, ti chiede di te, ritorna senza avvisare. Ti amo amore mio, e non pensare a niente. Amore io ti amo da quando mi fu concesso il tempo. Ma ritorna e decidi tu se veloce o lento. Questa estate non vuole aspettare. Pensare a niente, a te ci penso io. Ci penso io. Signori, buonasera a tutti, facciamo un applauso fortissimo. Le mani, vai! Ricordo eravamo noi bambini, tu balzavi insieme a me. È stata un'emozione che ho provato dentro me. Eri bellissima, occhi come mare. Sei stato prima amore, e non lo posso mai scordare. Capelli a caschetto, favola d'amore. Eri la donna, sì, della vita mia. Mano nella mano passeggiavamo. I sogni erano grandi, ma noi due. Le mani, vai! Ogni amore non si scorda mai. Sarà perché ti ho amato, sarà perché ti ho odiato. Quando non stivo con me, sarà un bel sogno che porto nel mio cuore. Chissà un giorno trovassi una ragazza come te. Signori, siamo in diretta radio, ci facciamo sentire con un applauso fortissimo, vai! Portiamo su le mani insieme a tutti, vai! Cosmo Radio. Quando avevo un goppo motorina, te cantava una canzone, un jeans e una maglietta che la piaceva a te. Belli quei tempi, ricordi e momenti, mannaggia che l'età, capo già fatta la sa. O prima amore non si scorda mai, sarà perché ti ho amato, sarà perché ti ho odiato. Quando non stivo con me, sarà un bel sogno che porto nel mio cuore. Chissà un giorno trovassi una ragazza come te. Signori, mi fate vedere un po' le mani su tutti quanti insieme, vai. Divertiamoci questa sera però, vai. Le mani su insieme tutti, vai. Il rosso gomma caramelle, ti chiamava stella terra, brillavi solo per me. Un vero amore nasceva dal cuore, fu colpa dell'età e mogli mai già innamorare. Prima amore non si scorda mai, sarà perché ti ho amato, sarà perché ti ho odiato. Quando non stivo con me, sarà un bel sogno che porto nel mio cuore. Chissà un giorno trovassi una ragazza come te. Oh, prima amore non si scorda mai. Un saluto agli amici che in questo momento sono in diretta Facebook e anche in diretta web a seguire Cosmo Radio Taurasi. Prima amore non si scorda mai, sarà perché ti ho amato, sarà perché ti ho odiato. Quando non stivo con me, sarà un bel sogno che
porto nel mio cuore, chissà un giorno trovassi una ragazza come te. Na 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 na. Signori, l'applauso fortissimo a tutti quanti insieme. Signori, ci facciamo sentire un urlo fortissimo agli amici a casa, tutti quanti insieme, al mio 3. 1, 2, 3. Aiuti the mush, più forte. 1, 2, 3. Una mia canzone, vi voglio vedere. Portiamo su le mani tutti, vai su. Oh, vai così, vi voglio vedere tutti con le mani su, vai. Ragazzi, vai. Oh, tutti dai tavoli così, tutti quanti. Queste mani devono battere perché adesso sta per arrivare una mia canzone, un mio cavallo di battaglia. La canzone porta il titolo Me gusta mucho. Battiamo le mani, sulle mani, vai! Aspettiamo un attimo, eccola qua, sta per arrivare, è tutta per voi, vai! Un falso allarme, ragazzi, un applauso fortissimo, lo facciamo, la canzone non parte, non fa niente, ci facciamo un'altra canzone, va bene? Sì. Mario, allora ci fermiamo per un attimo, solo un attimo, riprendiamo dopo perché abbiamo un problemino col computer, però sono cose che succedono quando si fanno le cose dal vivo. Accade. Quindi l'applauso fortissimo, forse lo facciamo, ci fermiamo solo un attimo e poi riprendiamo subito, allora, ok? Va benissimo, accade, grazie. Accade nelle migliori famiglie, insomma, l'amico Mario B, insomma, insieme a noi, ma fra un attimo, dateci il tempo di fix up tutto questo che è accaduto. Intanto poi, questo Big te lo voglio dedicare a te. Sì, chi è? Barry White. No, ancora più bella, ancora più bella. No, non è, non ti spaventare, non è latino che devi ballare come hai fatto prima, però ti muovevi, dai. C'erano i bambini, insomma. Ti devo far ballare il ponteme dopo, più tardi. Il che? Il ponteme. Io sono lo rimasto... vedo il Big ballare il ponteme, era Angelita. Io sono rimasto alla mazurka, cos'è il ponteme? E il ponteme è un bel ballo, dai, dopo lo vabbè, lo balla Antonella, e noi guardiamo Antonella. Allora, okay. Questo brano mi incuriosisce perché... Ah beh, questo è un remix di una mia grande amica londinese, mi pare che si chiami Tina Charles, stiamo parlando di quello... È una canzone del 1974, pensate, quando è uscita ha venduto 8 milioni di copie. Tina Charles era la fidanzata dei Buggles, Video Killed the Radio Star, ricordatevi quella signorina lì. E poi è stato creato un remix, si dice così, un remix, mi è partito il ponte, perdonatemi. E quindi da lì poi ne è venuto fuori un altro successo, abbissato ancora una volta Tina Charles. Bene. È bella sta cosa, sto regalo mi piaceva proprio, mi fa molto ma molto piacere, virgola assai tanto. Tina Charles, l'ascoltiamo fra un attimo, anzi no, parliamone un po' di Tina Charles. Voi conoscete, nel 70 chi c'era, ragazzi? Ma possibile che solo io ho 86 anni? Luca, quanti anni hai? Ma questo funziona. Non funziona, vieni accanto a me. Non è bellissimo, però venga accanto a te. Funziona anche qui. Vieni accanto a me, pare una cosa. Arturo, sei ingelosito. Mi sento meglio, guarda. Si sente Luca? Luca, lo sentite? Sì, credo di sì, forse. Sì. Allora, dicevamo, Luca, gli anni 70, lo so che torniamo sempre sugli anni 70, però gli anni 70 sono stati un po', forse anche più 60. Pietro Emiliano, cioè è stato proprio la musica che ha dato il là, un po' la libertà, al freedom, diciamo. Beh, prima c'era Benny Goodman, c'erano le grandi orchestre. C'era. Ma anche, sì che puoi, certo che puoi. Ecco, è arrivato anche Arturo. Il collega molesto comunque. Due contro uno, non è giusta questa cosa. Devo dire che il nostro grande Big è veramente un santo, perché lui ha voluto inaugurare una stagione radiofonica con le ospitate, no?
E i primi ospiti della trasmissione fummo noi. Ma avete portato fortuna, ragazzi. Ma avete portato tanta fortuna. Una puntata in diretta. Quella sera fu un emicrano. Non è vero, ci siamo divertiti. Poi. Vuoi ammetterlo che ti abbiamo proprio. Ci siamo, mi sono divertito. C'era... Solo a ah, no, c'era il disturbatore di turno quella sera, che era Iannuzzo, se mi ricordo bene. No, e da lì poi è partita questa avventura. Ragazzi, intanto come vi trovate con Cosmoradio? Dateci un aggettivo per Cosmoradio, che se possa dire in radio, però. Folle, completamente. No, Cosmoradio è genuina. Oh, no, genuina. No, è come. Sono banale. Però è carina, è come vola un. Più alto, vola più alto. Figlio mio, due bottiglie allora... di vino e volare alto sono due cose che non vanno d'accordo. Volo simbolo, diciamo sì, così. Sì. Cosmoradio, però, insomma, chi in una maniera, chi in un'altra, ha tratto qualcosa di positivo, dai. Assolutamente sì. Anche Arturo. In che senso? L'acqua adesso non l'ho capito. Scherzavo. No, però date la parola a due pazzi come noi, è stata veramente una sfida. La cosa che ho notato in voi, sì, come diceva poc'anzi poi pure Nico, è il fatto di questa forma di comunità che si è riscoperta, sì, grazie alla... Pensate che qua sono passati 50 speaker, se non di più, non voglio... Forse qualcosa in forse più. Qualcosa in più. Sì. Quindi c'è un continuo andirivieni di persone che sono legate alla musica o a tante altre cose. Quindi è molto molto bello tutto ciò. Vogliamo ricordare a tutti voi che siamo in diretta presso Piazza Cosmoradio. Questa sera festeggiamo i 100.000 ascolti e in più festeggiamo tutti voi che ci avete ascoltato nel tempo. L'ho detta tutta? L'ha detta sì, tutta, sì, e sì, non vorrei dimenticare tutti gli ospiti che abbiamo avuto, perché noi parliamo dei 50 speaker, parliamo dei 100.000 ascoltatori, certo, parliamo tutti i successi e le nostre belle cose, però non dimentichiamo che tanto è stato fatto grazie a tutti quelli che, chi più chi meno, i vari ospiti che spesso sono passati anche più volte, ci hanno dato lustro e ci hanno dato, come dire, un pezzetto di loro nella nostra stagione radiofonica. Sì, ci è andato tanto, è vero, la verità è, ci è andato moltissimo. E il fatto di poi passare, ma nel senso buono... State ascoltando! A chi stiamo ascoltando? A me state ascoltando, lo ragazzi! Lo sanno che stiamo ascoltando! Forse no, forse no. Nel senso buono della parola, della frase, passare da palo in frasca, ma è stata una cosa positiva. Secondo me è stata un'arma vincente. Noi parlavamo del jazz, del rhythm and blues, poi parlavamo anche del problema forte locale che poteva accadere, non solo. Abbiamo affrontato problemi molto molto importanti, cercando di dire la nostra, di far dire la loro a quelli che venivano a trovarci. Quindi, secondo me, la radio così va bene, sei d'accordo Luca? Ma infatti credo che questa sia la nostra forza. In questa radio talvolta abbiamo anche discusso di quali programmi portare avanti, certo, quali fossero migliori, quali peggiori. Poi alla fine abbiamo detto: questa radio deve essere fatta tanti pezzetti, ogni pezzetto è uno di noi. Noi ci abbiamo messo il metal, chi ci ha messo l'argomento scomodo, chi ci ha messo il revival degli anni 60-70, probabilmente cose che palinsesti che in altre radio non si immaginano. No, ma manco per dirlo, sì, manca sì, a sì, dirlo, sì. Però noi ci siamo riusciti. E poi la scoperta più bella secondo me è stata il leggendario Arturo. Io sono convinto. Arturo è un natural born killer. Sì, la sì, prima volta che l'ho visto, sembrava una di quelle persone belle, compite, tranquille. Poi sì, quando prende il microfono, no, non lo so, sembra che ti voglio dire. Non lo so nemmeno io, però Merlin, allora, basa molto sull'improvvisazione, lo sai, allora, no? Guarda, che... io Arturo lo conosco da 20 anni ormai. È stato sempre così? Ancora? No, realtà, no. Sotto quelle vesti cosa si nasconde? Ancora non ho capito allora... se ha una faccia da bravo ragazzo o da killer spietato. No, la verità è che quando sto in radio, è vero, tiro un po' la parte più fuori, la parte più nascosta di me, cioè quella che non rivelerei mai in pubblico, quella che... non si vede, quella che non è superficiale, insomma. Bene, allora questa sera faremo scoprire la parte dark dell'amico Arturo. Ma intanto torniamo meglio a... di no, Big, perché come se non musica si fosse scoperta durante la stagione di Metal Detector. Hanno già avuto modo di scoprirle, quindi è meglio evitare. Va bene, lo scopriremo solo vivendo, solo diceva vivendo, qualcuno. Grande... Tina Charles è un brano degli anni 70, è un extended version, ascoltatela, perché I Love to Love. A dopo. We'll be right back.
I-I-S-S-I. Ragazzi, riprendiamo subito, eccoci qua, il problema è risolto, tutto ok, un applauso, ce lo fate alla grande tutti quanti, così inizieremo sicuramente benissimo. Va bene, avevo detto che cantavo la canzone Me Gusta Mucho, vi voglio vedere con le mani, però prima un applauso a Cosmo Radio Taurasi, vai, alla grande per questi... questa festa dei 100.000 ascolti. C'è anche Big Wave qui al mio fianco, grandissimo speaker, una voce bellissima, gli facciamo un applauso fortissimo a Big Wave, vai, grande l'applauso, Big Wave, anzi sai cosa ti dico? Questa canzone la dedico a te, vabbè, un applauso a Big Wave, vai, grande, sono in su con le mani, Me Gusta Mucho, vai, le mani su, vai! Battiamo le mani insieme tutti quanti al ritmo, vai! Tutti quanti per il tavolo, anche là in fondo, vai con le mani, portiamole su, vai ragazzi, vai! C'è anche Bambino qua, vai! Angelita, il tavolo di Angelita, tutti con le mani, vai! È una serata d'estate nella discoteca, non ho tanta voglia di stare. Tutti gli amici mi chiamano in pista, ma la mia risposta è sempre di no. Ma l'improvviso cos'è? Come il mio sguardo dov'è? Forse non guarda da me, ma chissà chi è, le mani vai! Me gusta mucho, me gusta sta muchacha, con quel sorriso in faccia e bella da morire. Lei sta ballando, mi sta guardando, mi sembra come un sogno da venire qui da me. Un saluto fortissimo anche a Tommaso Renondelli, da Detto Minarda qui, e anche lui voce un programma insieme a Vanni, l'ho seguito, quindi un applauso fortissimo va anche a te, Tommaso, vai! Cosa mi devo inventare, non so cosa dire, la invito a parlare con me. Prima gli chiedo il suo nome, da dove proviene, quel viso latino che ha. Le dice sono una lì, mi conosce un parati, poi si avvicina più a me, un bacio mi dà. Me gusta mucho, me gusta esa muchacha, mi sembra di Sevilla, oppure di Madrid. Lei sta parlando, e io la sto seguendo, agli amici faccio segno, non ci vedo più. Adesso signori, tocca a voi, io vi devo di alzare un braccio, l'altro e battere le mani. Chi è in piedi può anche saltellare però, solo quando ve lo dico io, siamo pronti tutti quanti insieme, vai! Se questa notte tu vuoi restare, sei nel tuo cuore e non ti fermare, alza una mano, alza poi l'altra, batti la tempo e poi vai! Salta se senti un vico, salta, il brivido mi passa, qua non mi ha svegliato. Calda, questa sera che calda, andiamo sulla spiaggia, vicino ti abbraccia. Me gusta mucho, me gusta esta muchacha, con quel sorriso in faccia e bella da morire. Lei sta parlando, mi sta guardando, mi sembra come un sogno da venire qui da me. Me gusta mucho, me gusta esta muchacha, mi sembra di Siviglia eppure di Madrid. Lei sta parlando e io la sto seguendo, agli amici faccio segno, non ci vedo più. Salta se senti tipo salta, un brivido mi passa, la mia sveglia te. Calda, questa sera che calda, andiamo sulla spiaggia, ti scivo di abbraccia, le mani vai! Me gusta mucho, me gusta sta muchacha, con quel sorriso in faccia e bella da morire. Lei sta parlando, mi sta guardando, mi sembra come un sogno, dai di ritmo da me. Me gusta mucho, me gusta sta muchacha, mi sembra di Siviglia oppure di Madrid. Lei sta parlando e io la sto seguendo, agli amici faccio segno, non ci vedo più. Salta se senti il ritmo, vai 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 vai, salta, applauso signori, vai, grande l'applauso. Allora signori, adesso ho una canzone che è un ballo, però se ci alziamo un attimo tutti quanti, alziamoci, vai,
alziamoci un po', vai, alziamoci, vai, siamo qui questa sera per divertirci, non solo per mangiare, quindi divertiamoci tutti quanti, che giustamente ci alziamo le persone che vogliono partecipare, vedi l'altro speaker fortissimo del calcio che è un grandissimo, complimenti. Allora, una canzone che porta il titolo, pensate un po', Il ballo del pappagallo. Questa sera con me ho portato un vero e proprio pappagallo che in mezzo a voi e in mezzo a noi si divertirà alla grande, va bene? Ok, voi farete quello che vi dirò io nella canzone. Si può farci un applauso, così la canzone esce meglio. Vai, grazie, grazie, grazie. Signori, il nostro Cocò sta per arrivare, il ballo del pappagallo. Battiamo le mani su, vai! Eccolo qua, vai! Signori, battiamo le mani su, vai! Se, eccolo qua! Vai Coco, stai un po' in mezzo alla gente, vai, se rifate quello che dici da me nella canzone, vai! Buttate in mano a Nance, o duolla al lago to, o piette tutto in fuori, tutto indietro il tuo Coco. C'è una presenza in spirito e assai concentrazione, a capa fresca e d'obbligo, sino non se può fa. Quaglio me namme città su sballo, chi sto ballando pappagallo. Non si pelle si più bello, chi sto ballando pappagallo. Non è venuto all'essere ma è nato proprio qua. È la risposta logica al ballo del qua qua. Chi sto ballando pappagallo, andiamo alla scena, chi sto ballando pappagallo, chi sto ballando pappagallo, chi sto ballando pappagallo, chi sto ballando pappagallo. Attenzione al pappagallo che quando vede ragazze si dà la beccata, vai perché vai pappagallo, vai! Mi scanno balle l'orso assieme all'alligalli, è uscito il nuovo ballo che chiamiamo del pappagallo. Te metti in mano il gap, io tocco il tuo papà, e insieme ci diciamo cocorocorococò. Vai giù una mecinta su sballo, chi sto ballando pappagallo. Questi pelle si più belle, chi sto ballando pappagallo. Non è venuto all'essere ma è nato proprio qua. È la risposta logica al ballo del qua qua. Chi sto ballando pappagallo, le mani su, hey! Chi sto ballando pappagallo, chi sto ballando pappagallo, chi sto ballando pappagallo, chi sto ballando pappagallo, 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 vai Coco, vai, hey! L'applauso glielo facciamo, grande, vai! Aiù me namme cinta su sballe, chi sto ballando pappagallo. Questi pelle si chi pelle, chi sto ballando pappagallo. Non è venuto all'essere ma è nato proprio qua. È la risposta logica al ballo del qua qua. Chi sto ballando pappagallo, 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 pappagallo, pappagallo. Vai Coco, salutiamo tutti quanti Cosmo Radio e tutte le persone, forse questa sera qui a questa splendida festa, a questa serata che stiamo trasferendo qui tutti quanti insieme. Signori, al mio tre, un urlo fortissimo, grande, mi raccomando, 1, 2, 3! Più forte, 1, 2, 3! Signori, l'ultima canzone, saluto tutti quanti voi, poi passiamo la linea al mitico Big Wave e Company, tutti quanti, un applauso fortissimo. Signori, anche se è molto ritmata la canzone, vi raccomando, ho bisogno delle vostre mani, così ci salutiamo alla grande. La canzone porta il titolo Ram Ogor, prima di tutto faremo un'ola, vai, facciamo un'ola tutti quanti, portiamo su le mani, vai, può partire da base, vai, grazie, vai, facciamo un'ola. Allora signori, siamo pronti, battiamo le mani, vai! Mi piace una guagliona che dolce e tanto bella, e soffre nostalgia, e soffre nostalgia, e vince la mamma tua, e vince la mamma tua, e solo l'amore tuo, e non mi può lasciare. E da motore ti di ti, e vai vai! E da motore ti di ti, e da motore ti di ti, e nell'occhio la Madonna, e soffre l'ussagia,
e soffre nostalgia. Una notte va seconda e più non tengo fame. Questa guagliona bella che mi ha fatta innamorare. E dammo cuore di che ti dà. 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 Senta la mia buona, col padre va a parlare. Dicendogli che l'amo, chiamavo di sposare. Sta bella guagliuccella, non mi faccio scappare. Se non sottano treno, e mi vado a buttare. E dammo cuore di che ti dà. 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 Vi facciamo entrare qui, ciao a tutti, grazie. Cosmoradio Taurasi. Informazione, talk, sport, economia, sociale, territorio, costume e tanta musica. Cosmoradio Taurasi, la radio trasversale. Yeah.
sì, sì. Loro sono i Red, scusate, entro a gamba tesa, insomma, vogliamo presentare questi giovani. Intanto complimenti, l'applauso che avete sentito era il preludio a questo che sentirete in questo momento. Sentite un po' che applauso. Complimenti ragazzi, siete farina del nostro sacco, nel senso che venite... Non era il concerto di Bruce Springsteen, comunque ci piace sta cosa. Siete farina del nostro sacco, quindi venite dai dintorni, insomma, possiamo sapere da dove. Paternopoli, Sant'Angelo all'Esca, Lioni, Taurasi. Che meraviglia. Beh, ragazzi, un quadrilatero, come il triangolo d'oro più un lato, caro amico. Bene, estrazioni con una forma molto British sound per molti versi, ma anche con quella vena natura rock che vi contraddistingue. Complimenti per la voce e per il sound. Continuiamo ancora con i Red e poi magari più tardi parleremo ancora di loro. Adesso andiamo avanti con un pezzo di cui è uscito da poco il nostro video. Ci farebbe piacere, insomma, se magari su YouTube date un'occhiata. È un pezzo, diciamo, che parla della sofferenza delle donne, visto che ultimamente, insomma, in TV, in radio, se ne sentono un pochino tante, troppe. Libera. Luci spente, fuori piove, fissare il cielo ore ed ore. Resto immobile qui al mio posto, nascosto in un angolo perso per non sentire dei tuoi passi. Sei sempre al centro. Non so se come me non sai se andare. Sarebbe molto più semplice se mi chiedessi di restare.
tutto questo non si spiega, non c'è altra via di fuga. Se non avessi presso, sai, quell'effetto che ancora mi fai. Ma inconsapevolmente ci portiamo dentro chi non siamo riusciti a tenerci accanto. Ovunque tu sia, sei sempre al centro. Non so se anche te, non sai se andare. Sarebbe molto più semplice se mi chiedessi di restare. Se guardi in alto tutto passa, lo stesso cielo nella testa. Ma questa cosa proprio sai, stasera no, non mi basta. Ma inconsapevole ci portiamo dentro chi non siamo riusciti a tenerci accanto. Ovunque tu sia, sei sempre al centro. Well, sei sempre al centro. Well, sei sempre al centro. Grazie. Sì, 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 ed erano appunto loro, i Red. Vogliamo fare un applauso a sti ragazzi che veramente hanno qualità da vendere. Che bella cosa, vedete? Cosmo Radio poi fa i giri lontano, andiamo a Edimburgo, a Porto Santo Stefano, a Porto Sant'Elpidio e poi ce li abbiamo qui. Mi stava venendo fuori Melito Vecchio, ma non è. Francesco Ricca, dov'eri? Eri lì a tracannar birre come un vecchio portuale. Bravo, bravo. Va bene, va bene. Allora, come va, signori? Vi state divertendo? Va bene? La serata è tranquilla? Angelo, è tranquillo? Va bene? Tutto bene, ragazzi? Tommaso, come va? Tommaso, tutto bene? A posto, poi io chiedo a te, che sei un po'. Mi sposto di qua perché sennò mi arriva qualcosa. Vabbè, dicevamo, la notte dei 100.000 continua con sì. Grande qualità. Festeggiamo sì. Insieme nei nostri studi questo importante traguardo. Io dico un sì. Po' di nomi perché alla mia età l'Alzheimer sovrasta, quindi devo menzionare un po' di persone. L'amico Domenico Cappuccio, DJ Francesco Ricca, Mario B, il Red, Anthony DJ, ci saranno i Camamuris, ma più tardi, Leo e Francesco, ci siamo chiaramente tutti noi. E poi gli speaker non me li ricordo, però c'è l'amico Ezio là che è un piacere rivederlo in forma smagliante, è un motivo in più per stare together. Che vogliamo? Sì, allora adesso andiamo un po' in musica un po' particolare. Ma quella che Barry sai ballare. No, Barry White assolutamente. Ah, no, c'è DJ Cappuccio. A gentile richiesta, Big, però questa la devi ballare assolutamente. Che cosa? Trovati una compagna e balla. Però io se chiedo a Cappuccio mi trovo Barry White, Cappuccio me lo trovo, lo sai. Tu non me lo trovi, ma Cappuccio mi conosce bene, grande Domi. Va bene, adesso si parla di ragazzone, mi pare, o qualcosa. Ma diciamo che, di sì, dai. Diciamo bella che, baciata. Baciata, chi fa le baciate qua? Chi sa baciare? Tu sai ballare la baciata, Big, di la verità. Ma manco vedermi. Adesso faremo il video.
sì, posteremo. Sembro io... un'Antonella, un bel video, una bella baciata. Ma all'Antonella parla bene, purtroppo. E quindi sarei trasportato da lei. Ma io vedo dei papabili, per esempio, vedo Luca Carosella sa anche ballare. Vedo Luca e Arturo, ballerini per antonomasia. Dai, facciamo così, a tutte le donne di Cosmo Radio Tavarese che sanno ballare la baciata, sanno baciare anche. Vabbè, questo lasciamolo dire agli altri. Vabbè, voi che fate la baciata, ragazzi? Facciamo capire che Cosmo Radio non siamo solo dei lampioni. Francesco ha dei brutti pensieri. Maria, dove stai, Maria? È la birra, è la birra. Allora, è la baciata. È la baciata. In console, now okay. And again, Mr. Domenico Cappuccio, right here, right now. Las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal. Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto. Tanto in pista abbiamo i maestri Cuore Latino, Lisi Angelo. Solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto de locura, de hipocresía total. ¿Cómo estás? ¿Qué te trae por aquí? Tanto que él me habló de ti, es verdad. Todo lo que me dijo es así, pero se le olvidó decir que eres la más hermosa de todas las mujeres. Que eres casi perfecta, pero que no lo quieres. Que no sientes lo mismo y aun quererlo no te ves. Solo queda el cariño de una pasión que muere. Yo sé que él es mi amigo, por eso nunca te hablé. Pero hoy tengo que decirte que amoré, sin querer, sin razón, sin motivos, no sé cómo.
fuera a suceder. De tu olor, tu sonrisa, ternura y belleza. Pensando en ti me daba vuelta la cabeza. Lloraré, lloraré. Sé que no tengo justificación por haber tomado mi palabra. Ragazzi, no, no, continuate, no, no, noi abbiamo solo fermato quest'attimo molto, molto caliente, che calore ragazzi, perché adesso come tutte le tradizioni, quando le feste vengono su bene, ce ne andiamo in Brasile, o giù di lì, Caribe, Caraibi, e adesso todos a fare con la torre del Trenino, perché ce ne andiamo a Maracaibo, forza! Insieme, zazza.
classic. Però adesso vorrei che vi fermaste tutti un po' più là, voglio sfidarvi questa sera. Perché nel 1973-74 c'era un gruppo variopinto, un po' strano anche a livello sessuale, però ha fatto il giro del mondo. E siccome questa la ballano anche le pietre in cielo, in terra e in mare, signori e signori, Village People, why? Ehi! Voglio vedervi tutti qua, forza, forza, forza! Siamo pronti! Siamo quelli degli anni 70, ragazzi! Non vogliamo smettere, no? Noi! Noi siamo le Maria Costa, forza! There's no need to feel down, I said, young man. Pick yourself off the ground, I said, young man. Cause you're in a new town, there's no need to be unhappy, young man. There's a place you can go, I said, young man. When you're short on your dough, you can stay there. And I'm sure you will find many ways to have a good time. One, two, three, four. It's fun to stay at the It's fun to stay at the Y. In the CIA, they have everything like a man to enjoy. You can hang out all the way. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. You can get yourself clean. You can have a good meal. You can do whatever you feel. Young man, are you listening to me? Me with goodbye. You think I crumble? You think I lay down and die?
ragazze siete state fantastiche. Come compleanno di 18 anni, un po' meno gli uomini. Iannuzzo mi diceva che Maracaibo chiaramente non sta in Brasile, ma stavo parlando di tendenze brasiliane. Tu che sei stato solo a Ponte Romito, non lo sapevi, ma noi ce lo ricordiamo ancora. Fate un applauso a Iannuzzo, che in geografia teneva meno 7. Bene, bene, è il momento importante, è il momento... I momenti di norma conclude le feste, noi invece cominciamo adesso. Va bene? Adesso, nel frattempo che si prepara chiaramente la torta e quant'altro, noi mettiamo ancora un po' di sound, vedo? Francesco, vuoi salutare tutti? Perché allora, io Davide, Davide, ti ho chiamato Davide. Se mai chiamato Davide, non ti chiamo più. Bravo, per tutta la vita. Hai ragione, non mi parlare per tutta la tua vita. Hai ragione, Big. Dimmi, Frank. Ti chiedo scusa. Allora, penso che sia doveroso ringraziare tutti gli speakers di Cosmo Radio Taurasi e non solo gli speakers, ma anche, diciamo, i tecnici. E, iniziando da colui, da, ti stavo chiamando un'altra volta Davide, non so perché, guarda Big, guarda, però dobbiamo, Big, purtroppo lo dobbiamo fare. Lo facciamo sì, volentieri. Salutare, abbiamo salutato primo, Davide, ringraziare il nostro Davide Iannuzzo. Bravo Davide, veramente per si merita un applauso. Noi giochiamo sempre con Davide, esatto. Però insomma di nel tanto bene, in tanto. Nel male è colui che comunque... Più nel male che nel bene, ma comunque sono cose nostre. Condivido appieno. Volevo salutare ancora, ringraziare allora Nicola Di Orio. Do Nico. In ordine, diciamo, di programma di come sì, è andato diciamo quest'anno così. In questa stagione 2016-2017. Allora ringrazio Nicola Di Orio, Paolo Barrasso, Ezio Liccardi, Domenico Cappuccio, Federica Caruso, Vanni Moscalitro. Moscaritolo, no. Non mi ricordo mai il cognome, Enzo Vitabile. No, Tommaso Raimondini. Raimondelli. Maronna, scusami, perché non ce l'ha scritto, scusami Tommaso. Il grande Tommaso Raimondelli. Se mi sbagli, Thomas Raimondelli. Notte colorata, scaramoltiamo tutto, ragazzi. Scusami Tommaso, scusami. È vabbè, mi ha chiamato Iannuzzo, quindi possiamo infatti capirlo. Vabbè. Allora, grazie ancora a Sandra Lupilato, a Flavio ciao Castaldo, ciao Flavio, a Giusi Cardinale, la ciao, nostra Giusi. Avvocato, quindi siamo anche in buone mani. Ma dov'è Giusi? Ma tutte queste donne, Giusi l'ho sono? Vista un po' in disparte, quindi... Era vicino alla griglia. Vicino... Alla griglia. Vabbè, alla griglia. Alla sua griglia. Stava a fare carne. Carne alla brace. Parliamo della griglia, okay, di cose, va bene. Ancora un grazie a Marciano Santosuosso, sia grazie come speakers che anche come regista. Sì. La Chiara De Rosa, che non la vedo più, però la Chiara De Rosa. Che ne sanno i 2000? Ah, mangia vicino alla griglia. Un grazie. Sono il Barrasso è lì. Dove c'è donne c'è Barrasso. Sì. È un connubio Paolino, fantastico. Paolino. Quindi allora, Chiara. Un grazie ancora a Angelita Ciccone, un grazie a Francesco Ric, che non so chi sia. Frank Ric? Aspetta, ma con Chiara non c'era... Sì, poi ci arriviamo ecco, perché perdona. Loro sono quelle che fanno due programmi, Big, capito? Hai capito, quindi... io sono rimasto alla guerra di successione. Grazie a Francesco Pirone col suo Positive Vibes, bueno, ci ha dato ciao, un Frank. Grande apporto. Carmine Cogliano... Chiara. Un grazie a Francesco Piero, Francesco Pipiù, Cosimo Pucillo, Cosimo, Luca Carosella e il grande Luca con Arturo Capone. Grazie, eccolo qua. Grazie. Ecco, proprio un Andrea all'American Football. Eccolo, Arturo. Grazie ancora a Chiara De Rosa di nuovo, perché lei perché? Fa due programmi. La Simona Russo, grazie. Simona l'ho intravista. Big Wave. Grazie a voi. Privilegio è star con voi. Bravi. Privilegio però star vogliamo con fare voi. Un applauso un po' a questi speakers che sto tutti dicendo. Quanti? No, dai. Un applauso a tutti quelli che grazie parlano. Grazie a Antonella Caccese che comunque ti Antonella. Ha accompagnato in questa stagione. Antonella. Grazie a Anthony DJ, il nuovo entrato di questa stagione 2016. Stasera l'ho visto. Ci sta là, dopo ci farà ascoltare un po' del suo sound. Ah, c'è anche Anthony. Perché... Ok, grazie a Antonio Sirignano che non c'è Antonio. No, questa sera Antonio non c'è. Sta facendo impresa da qualche parte. Fare imprese semplici per lui. Quindi. Grazie ancora a Federico Barbieri che stava poco fa qui e è dovuto andare via. Un grazie
grazie ancora a Berto Cogliano e Veronica Vigliotta che sta qui presente. Grazie, grazie alla mia, alla nostra Mary Santosuosso. Grazie Mary, dov'è? Non mi ricordo quando. La vedi. Di nuovo, beh, Francesco. Con un look fantastico. A Palmino non lo salutiamo. Capelli. A Palmino. No, Palmino no, perché non fa parte della Palmino radio. Palmino non se lo merita. Palmino, che tu di cosa fai parte? Palmino. Ti ha salutato, vedi, Palmino ti ha dato. No, un Palmino ciao. Farà un programma anche lui da settembre. Ah, a settembre. Sì. A settembre sei con noi. I vizi dei trans. Addirittura. So che gli piace a Palmino, quindi con questi siparietti sessuali. Grazie big e doverose al nostro Remo Vecchi, che comunque il Remo, collaborato Remo. Con noi. E un grazie a tutti gli ascoltatori effettivamente che ci hanno sostenuto in questa stagione 2016-2017, ma anche negli altri, nell'altro anno. Okay. È tutto, però sì, io volevo sapere una cosa, abbiamo delle novità per il 2018? No? Ci stiamo lavorando, non possiamo dire nulla. C'è la Chiara, con la Chiara c'è un progetto, vediamo un attimo se dov'è riusciamo. Chiara? Antonio, fai un appello, Antonio. Appunto, la Chiara però non ha parlato stranamente fino ad ora. La Chiara, dov'è la Chiara? Stranamente Chiara De Rosa non ha parlato. Ah sì, dobbiamo ricordare una cosa importante, è fatto bene a salutare tutti quanti, ma siccome Cosmo Radio non si ferma mai, perché dove gli altri smettono noi cominciamo, tanto diciamo che l'8 e il 9 agosto saremo a Sant'Angelo all'Esca per questa edizione fantastica che è Esca Jazz. E invitiamo, noi saremo in diretta con la radio, quindi ci sarà Stefano Di Battista, grandi jazzisti, quindi passate parola, i nostri amici sono venuti a trovarci poco fa ma sono andati via. E poi c'è l'altro appuntamento, la Pio quando? 4, 5, 6 agosto, 8, 9, 10, che dobbiamo fare? Stiamo dando i numeri, 4, 5, 6 alla Pio, l'8 e il 9 dicevamo a Esca Jazz, e poi chi più ne ha più ne metta. Poi, chiaramente, se avete bisogno di noi, non ci chiamate. Chiamateci, perché noi siamo qui, insomma, va bene? Cosa volevi chiedere a Chiara, scusa? Non lo so, stavo dicendo a Chiara di improvvisare qualcosa, visto che sì. Improvvisare una... cosa? Che ne so. Che cosa si può improvvisare? Ma... Cosa posso improvvisare? Devi intrattenere il pubblico per 5 minuti. Forse. 5 non minuti. Non lo so, una barzelletta. Non lo so. No, io ho fatto una cosa con Chiara una volta, è stato fantastico. Quelli, gli amici di Radio Norma mi hanno detto: Big, hai bisogno di uno psichiatra. La, siccome tu sei presentare di... lo sappiamo tutti. Sì, vabbè, lascia per piacere. Ecco, cosa. Mi stesso anno. Ah, ecco, no, la bimba è lei. Lei mi è Simona, anno, mi è andato la condizionale. Nonostante l'altezza è alla mia stessa età, classe 88, quindi no, tranquilli, la bimba è lei. 2005. Quando sei nata? 2005. Esatto. 20 luglio, quindi tra poco, insomma, tra non molto farai, che quanto meraviglia. Farai? 12 anni. Ecco. Vabbè. Wow. Quanto vi odio. E lei ha fatto radio con noi, è venuta con noi proprio l'ultima puntata, è venuta. Allora, se hai voglia di dire cosa ti è sembrato stare con noi, ascoltare un po' pezzi che poi tua mamma già ti aveva un po' abituata. E dai, il microfono è tuo, vai. Divertiti. Allora, sì, che musica? Abbiamo fatto messo? Una bellissima sfida. Racconta. Sì, allora abbiamo fatto una gara in cui abbiamo sfidato i pezzi canzoni attuali contro canzoni degli anni 80-90. È stato molto divertente, anche perché molte canzoni comunque già le conoscevo, perché appunto mia madre, che ama tantissimo la musica, mi fa ascoltare molto pezzi. Pezzi molto datati, insomma. Esatto. Pensi, io vengo dai 60, non parliamo del Giurassico. Vabbè, bella sta cosa. Chi ha vinto alla fine? Secondo me è avvinamento agli anni 80. Dai. Parità, no. No, parità. Hai fatto vincere Chiara e Paolo. Questo è per dire che noi degli 80, 70, non siamo obsoleti, insomma, ce la giochiamo ancora, capito? Quindi... la stai menando a me sta cosa, che sono del 33. A noi, nel senso, insomma, sai. Vabbè, comunque, lei è brava ed è anche molto carina. Poi riesce a tenere la tempistica microfonica, la dico così tanto per darmi un tono, ma sei brava. Grazie. Riesci ad aspirare la voce come Arturo, hai una capacità innata proprio. Grazie. Questa. E quindi sarei ancora ospite con Chiara e stavo dicendo con Paolo e Chiara, perdonate.